Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 8 dicembre. Vediamo quali sono i temi della giornata. Intanto il tema secondo me più divertente di giornata è questo, più divertente e più interessante rispetto agli altri, è il sondaggione della Repubblica. Ogni tanto Diamanti ci fa il sondaggione e ci fa capire quali sono le forze in campo, chi vince e chi perde le elezioni. E ovviamente poi bisognerebbe andare a votare, ma questo è un altro discorso. Saluto Massimo che vedo ora in collegamento, Barbara, insomma i nostri affezionati sono in collegamento anche se oggi ho fatto un po' tardi. Sondaggione di Repubblica. Il dato fondamentale secondo loro è che la Lega scenda sotto al 30%, è la prima volta da un po' di tempo. In effetti era, secondo lo stesso sondaggio di Repubblica, erano, mi sembra, dal luglio del 2019, dal 34 sarebbe scesa al 29,5%, ma il dato significativo non è tanto e non solo che la Lega scende al 29,5%, ma il sondaggio di Repubblica fa vedere un balzo all'11,5%, dal 9%, quindi doppia cifra per Giorgia Meloni. Ne parlavo con lei proprio a Quarta Repubblica la settimana scorsa. Insomma, questo è un dato molto importante ovviamente per lei, e direi che insieme i due partiti arrivano al 40% con un 6% di Forza Italia, arriviamo al 45-46% per il centrodestra. Male il PD, male il Movimento 5 Stelle, insomma tutti quanti male, male anche Renzi sotto al 4%. Siamo in una soglia, diciamo, per la quale secondo l'attuale legge elettorale manco sarebbero rappresentati in Parlamento. Ma il sondaggione di Repubblica in realtà cosa vuol dire? Che un italiano su quattro, e questo è il vero titolo di Repubblica di oggi, starebbero con le sardine. Beh, io devo dire la verità che l'idea che ci sia un italiano su quattro che sta su una piazza che non dice assolutamente nulla, come mi sembra oggi invece dica in maniera esplicita in un'intervista al Corriere della Sera il Presidente del Senato, la Casellati, mi fa sorridere, perché insomma se vogliamo è una piazza che dice soltanto che non c'ha diritto di ascolto il sovranista, non possono venire a Rete 4, cioè una piazza che si contraddistingue in negativo, ma in negativo rispetto, in negativo non negativo per loro, in negativo nel senso che non è propositiva, è in negativo rispetto a quello che fanno altri, e gli altri peraltro non sono neanche quelli che ci governano, ma sono quelli che stanno all'opposizione di quelli che governano oggi, e un italiano su quattro starebbe su questa piazza. Poi se andate a vedere la tabella capite che in realtà questo italiano su quattro sarebbe disponibile a votare, ma comunque sia, il titolo della Repubblica per Epater Bourgeois è appunto che un italiano su quattro sarebbe sulla contro con queste sardine. Su con le sardine ci starebbe anche che niente po' di meno che la Pascale, e cioè la fidanzata del cavaliere Berlusconi. Ovviamente tutti i giornali ne parlano, però io direi che questa cosa la si può liquidare soltanto e nel modo migliore, come ha fatto Osho oggi sul Tempo, il vignettista, in cui dice si vede Berlusconi accanto alla Pascale e Berlusconi le direbbe all'orecchio: a questo punto fatte pure l'abbonamento all'Inter. Questa è la battuta con la quale il Tempo liquida la vicenda della Pascale che scenderebbe in piazza per le sardine. La voglio vedere, soprattutto voglio vedere queste sardine che non accettano di andare a Rete 4, non vogliono i sovranisti, ma la Pascale ovviamente ed evidentemente sì. Nel frattempo vi ho citato prima la Casellati, la presidente del Senato, e oggi il Fatto Quotidiano le dedica una prima pagina tutta a lei con altre due persone, una sua vecchia amica stilista e l'altro è il figlio che è stato condannato, anzi ha patteggiato 30 mesi perché avrebbe molestato due modelle, le avrebbe toccato il culo. Beh, ha patteggiato per farlo, e il grande scandalo del Fatto Quotidiano è che questo selfie è inopportuno, com'è il titolo? Beh, insomma sarebbe una cosa tremenda, un'altra che ne combina la Casellati, ha fatto la foto con un'amica sua in cui c'era il figlio che aveva patteggiato, e forse la Casellati manco lo sapeva, perché ad insaputa vale solo per Travaglio, che vi ricordo, come ho scritto ieri o come ho detto ieri, che ha chiesto la prescrizione nonostante non voglia la prescrizione, ma a sua insaputa gliel'ha chiesto l'avvocato, lui neanche era d'accordo, è una cosa straordinaria. Poi se leggete quella sentenza ovviamente la storia è molto più divertente. E altra questione di giornata è le tasse, la manovra che domani verranno un po' rimesse a posto, auto aziendali niente più tasse, in realtà si rimodulano per quelle che consumano, producono meno CO2, ci sarà la possibilità di pagarle un pochino di meno, e quelle che producono più CO2 un po' di più, cioè scalare benefici fiscali modulati in funzione della produzione di CO2, ma la cosa sostanziale è forte che questo non avverrà retroattivamente ma avverrà nel futuro. Quello che invece è decisivo è questa IMU che
verrà cambiata una norma per la quale se una famiglia ha due case intestate come prima casa, beh, una delle due non va bene. Già oggi questo funziona nel medesimo comune di residenza, ma i furbetti della prima casa che facevano? Il marito aveva la prima casa intestata a Roma, la moglie ce l'aveva a Torino. In questa maniera non pagavano entrambi sulle due case, magari una era la prima e l'altra era la seconda. A Torino ci può anche stare, ma magari nel luogo di villeggiatura era facile pensare che fosse una seconda casa ed un'elusione fiscale. Vedremo poi come sarà concretamente scritta questa norma, perché nei dettagli ci sono tutti i rischi che si corrono. Aldo Grasso oggi si cucina questo Ennio Lanutti. Allora bisogna stare attenti, Ennio Lanutti è un personaggio incredibile, a me viene da ridere. Ha fatto la sua fortuna strillando nelle televisioni e poi mi diverte perché l'altro giorno abbiamo provato a intervistarlo, dico io non vado mai in televisione, ha vissuto in televisione, grazie a questa televisione e alla sua associazione di consumatori è diventato prima parlamentare dell'Italia dei Valori e poi con un repentino cambio, gli stessi cambi che lui ha sempre denunciato nei confronti di altri, non lui ma chiunque ha sempre denunciato nei confronti degli altri, è andato a diventare senatore grillino e i grillini hanno pensato bene di renderlo presidente della commissione d'inchiesta sulle banche. Non so se è peggio chi lo nomina o chi vuole nominarlo presidente della commissione d'inchiesta o è peggio quello che viene nominato, se mai venisse nominato presidente della commissione d'inchiesta delle banche. Ma questo signore è molto arrogante, basta vedere un filmato di Quarta Repubblica su come ci tratta e come tratta il sottoscritto. Ha commesso un piccolo errorino, diciamola così, nel passato, e cioè l'uomo che dovrebbe controllare le banche ha sostenuto su Twitter che tutte le banche internazionali fossero controllate dagli ebrei, da un complotto sionista, e cita anche i savi di Sion, un falso che anche un bambino piccolo ormai sa che è un falso, tranne qualche razzista, nazista ancora sparso per l'Europa che fa finta che questo protocollo sia vero, un protocollo per il controllo del mondo, e lui lo ritwitta. Allora è piuttosto singolare che nota Aldo Grasso che l'uomo che ritwitta questa roba qua diventi presidente della commissione di indagine sulle banche. È una roba che fa ridere. In realtà per me il problema non è tanto che lui ha ritwittato sta cazzata, ma per quello che è il signor Lanutti, quello che ha fatto come, diciamo, avvocato dei consumatori. In realtà abbiamo un avvocato del popolo che diventa presidente del consiglio e l'avvocato dei consumatori che vuol diventare presidente. Ogni avvocato cerca una sua poltroncina, un suo strapuntino. Ma intervistato oggi da Repubblica è incredibile, io ce l'ho qua l'intervista, perché è un po' come Travaglio ieri: io so io e voi non siete un cazzo, come direbbe il marchese del Grillo. Io antisemita, quel tweet fu un errore. È perfetto, ammette che fu un errore. Però cosa dice? Insisto, lei è antisemita? No, e mi indigna il fatto che mi abbiano dipinto come un nazista, un razzista. Beh, magari se non mandi quei tweet conviene che non ti dipingano in quella maniera. E poi ci ha raccontato, sentite che cosa dice per scusarsi: lo sa che io vengo dal PC. E beh, chi se ne frega che vieni dal PC? Ma la cosa più bella che mio nonno era partigiano. Ecco, se non c'è un partigiano in famiglia non si può diventare di presidenti delle commissioni contro le banche. Giorgio Amendola scrisse una lettera di presentazione per l'allora sindaco di Napoli Valenzi quando mi trasferì in campagna per lavorare al Banco di Roma. Cioè, sta di che sei raccomandato dai comunisti. Io la trovo straordinaria. E poi disse: la macchina del fango contro di me. Ma quale macchina del fango? Se parli dei protocolli di Sion, dei savi di Sion, non è una macchina del fango, ti prendi gli scapaccioni di tutti quelli che scrivono queste stronzate sulla rete. Ma lui Lanutti al di sopra di ogni sospetto, e straordinario. Nel frattempo all'Italia, altro tema della giornata, il Messaggero dice che ci vogliono 2500 esuberi, e io leggo le prime righe del pezzo, che è sempre il solito pezzo: commissariata, avrà 5 mesi il commissario per salvare l'Italia, per tagliare i costi, ridurre gli organici e trovare un partner internazionale. L'avrò letta 2500 volte questa frase qua, 2500 volte, anche Lanutti forse questa cosa l'ha detta. In realtà si parla di un altro prestito ponte, ma vi segnalo che ne ha già avuto 1,3 miliardi di prestiti ponte, che poi non si capisce perché si chiamano prestiti ponte. Anche a me piacerebbe avere un prestito ponte. Funziona così la procedura, ritornando al Marchese del Grillo: io vado dallo Stato, cioè da voi contribuenti, mi faccio dare 100 milioni, mi dicono che me lo prestano per 6 mesi, e dopo 6 mesi col cacchio te li ridò indietro, e lo chiami prestito ponte. Questo lo chiamo un regalo. E come cavolo lo chiami? Ma perché lo chiami prestito ponte? È una roba straordinaria, un nuovo prestito ponte. E poi in realtà qui non c'è Lanutti, state attenti, qua non c'è Lanutti, ma oggi sul Sole 24 Ore scopro che a fare la trattativa con Lufthansa, sapete chi è? È un ex assistente di volo che è diventata senatrice del Movimento 5 Stelle. Eccoci qua.
l'ex assistente di volo. Voi dite, forse un assistente di volo dell'Alitalia ne può capire più di questi quattro scemi che negli ultimi 15 anni hanno gestito così male l'Italia. Può anche darsi, però insomma affidare a lei, a questa ex assistente di volo, le grandi sorti di un'azienda che è saltata, e non è che salta perché ci sono questi commissari. Tra l'altro questo commissario, leggo oggi, ha 16 incarichi. 16! Io non so se sia vero, l'ho letto sui giornali. Allora i grillini che nominano uno che sarà 16 incarichi come commissario, che dovrà trovare un manager, perché qua cambiano sempre i manager, cambiano sempre i commissari. Ma se all'Alitalia non gli dai una prospettiva di vita, è come tenere uno in coma, qua col in coma, e poi pensare che questa possa sopravvivere. Toc toc! Non c'è bisogno di avere dei commissari, c'è bisogno di avere un piano per il futuro, per capire dove devi andare, quali tratte fare, quali aerei comprare, quali vendere. Non sti cazzo di commissari. Che ci vai con commissari che devono sempre nel loro perimetro gestire l'Alitalia e l'esistente, cioè la morte? Abbiamo già ridotto 10.000 dipendenti d'Italia, è cambiato qualcosa? No. Mo ne riduciamo altri 2.000, cambierà qualcosa? No, perché se il paziente sta morendo lo puoi aumentare anche un solo dipendente, ma è troppo, no? È morto. Incredibile come questa cosa non sia, secondo me, compresa da tutti. Ma andiamo avanti sulle notizie di giornata. E qua chi è che scrive questo? Beh, fantastico, oggi Castellucci, che è l'ex amministratore delegato delle autostrade fatte fuori dalla famiglia Benetton, i suoi verbali presso la commissione dei affari dei trasporti, e avrebbe detto Castellucci, secondo quello che scrive la stampa, che sono stati fatti degli errori assurdi, ci sono dei rischi sottovalutati, e nel verbale dice che la sicurezza non è non funziona. Beh, insomma, se questo lo dice l'amministratore delegato delle autostrade, insomma, mi sembra una notizia pazzesca. Non so se è peggio lui o gli azionisti che l'hanno nominato, perché allora gli azionisti dicono in una lettera a Benetton: abbiamo sbagliato a scegliere il management, e il management dice: sotto di me non funziona nulla. Beh, allora sapete cos'è? La colpa, sapete di chi è? Di quelli che pagano il pedaggio, vanno sul ponte e gli crolla il ponte. Stronzi, non dovete andare su quel ponte, è loro la colpa, è loro, non è di Benetton, non è di Castellucci, non è dei manager, ma di chi è? E di quei deficienti che stanno sul ponte? Boh, non lo so. In ultimo, per ridere sempre, il Max Weber della Benoantri, cioè della Luis, quello che piace tanto allo storto, toc toc, quando parli male di me, conviene, è il direttore generale della Luis, che mi hanno detto, che piccola parentesi personale, che parla male di me, conviene che poi non mi mandi una tua segretaria, una tua amica, a dire: perché non vi vedete a colazione? Non ci vediamo a colazione, tu a colazione è meglio che vai ad Arcore che stare con me. Toc toc, chiusa la vicenda sul direttore generale della Luis, il cui professore amato Fabrini, quello che ha fatto fuori, come si chiama, Gervasoni, oggi ci parla dopo 2 settimane del MES, quando già ne abbiamo parlato per un mese, e lui probabilmente avrà letto i pezzi dell'altra parte del mondo, pezzo che io invito anche Pico della Mirandola a riuscire a capire che cosa voglia dire. Rita, ciao a Livia che vi vedo in collegamento, è fatta, direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con Quarta Repubblica, se vi piace questa zuppa condividetela, ciao.